Piccolo parco dei divertimenti. Ciao a tutti! Andate da qualche parte? Ah sì, andate al parco dei divertimenti! Che bello! Dovrete aspettare il prossimo autobus. Eccolo! Sta arrivando! Nessun problema, non preoccupatevi, ne arriverà un altro. Credo che fosse l'ultimo autobus. Che peccato! Niente parco dei divertimenti oggi. Comunque, potete fare qualcosa di altrettanto divertente. Cosa hai in mente, Nina? Bene. Ora che c'è, Pocoyo? Sembra che Pato non si senta molto bene. Ora è il turno di Ellie. Fantastico! Hai creato un percorso a ostacoli su cui giocare. Tranquillo, Pato. Puoi farcela. Pato vuole mostrarvi un'idea per una nuova attrazione. Roberto, potresti aiutare Pato? Fate attenzione!
State volando troppo in alto. Ragazzi, con la vostra immaginazione avete creato un grande parco dei divertimenti in casa. Ciao a tutti! Let's play in the forest, the pattern is Let's play in the forest, the pato isn't here. But even if he's missing, we're sure he's very near. But even if he's missing, we're sure that he'll appear. Let's play in the forest, though Nina isn't here. Let's play in the forest, though Nina isn't here. But even if she's missing, we're sure she's very near. But even if she's missing, we're sure that she'll appear. Let's play in the forest, although Fred isn't here. Let's play in the forest, although Fred isn't here. But even if he's missing, we're sure he's very near. But even if he's missing, we're sure that he'll appear. Let's play in the forest, though Yanko isn't here. Let's play in the forest, though Yanko isn't here. But even if he's missing, we're sure he's very near. But even if he's missing, we're sure that he'll appear. All our dearest friends now are playing with us here. All our dearest friends now are playing with us here. The more there are, the better, we all jump up and cheer. The more there are, the better, we all jump up and cheer. The forest is a party, it's fun amongst the trees. The forest is a party, it's fun amongst the trees. And then all us together are going to have some tea. And then all us together are going to have some tea. Escursione estiva. Ciao Pato. È un'estate quest'anno. Davvero calda. Esatto, Pocoyo. Non sarebbe male andare in un posto fresco. Per esempio, la montagna! Pato, sarebbe meglio che sia tu a guidare la spedizione. Tra l'altro, vedo che sei venuto molto preparato.
Siete arrivati in cima! Fantastico! Finalmente anche Pato è arrivato. Sarà meglio che monti la tua tenda, come Pocoyo e Nina. Ah, hai trovato i pali della tenda. Però quelle sono mazze da golf. Temo che tu abbia preso la borsa sbagliata, Pato. Non ti preoccupare, sono sicuro che Pocoyo e Nina ti daranno una mano. Guarda, Pato, un regalo per te! Che magia! È stato un campeggio fantastico! Buonanotte a tutti! Scusi, dov'è il mare? Ciao, Ellie! Vai in spiaggia? Ah, a passare una giornata tranquilla sola soletta. Molto rilassante. Guarda, più avanti c'è Pato. Ellie, credo che Pato voglia venire con te. Che dici, Pato? Non ti dispiacerebbe guidare? Molto gentile da parte tua. Tu cosa ne dici, Ellie? Calma, Pato. Ellie oggi voleva trascorrere una giornata tranquilla. Ah, sì. Molto meglio. Altri amici, Ellie? Beh, uno in più non può guastare, vero Ellie?
Che succede, Nina? Oh, certo! Pato, sarà meglio che ti fermi! Anche tu, Pocoyo! Oh, bene, quello che ci voleva. Da che parte è la spiaggia? Di là. Molto bene, Ellie. Forse lui saprà dirci da che parte andare. Ma siamo tornati dove eravamo prima! Oh no! Un'altra volta! Cominci il divertimento sotto il sole! Belli, non c'è niente di meglio che condividere questa magnifica spiaggia con i tuoi amici, vero? Anche se non è stato semplice arrivare a destinazione. Ciao a tutti! A little fish just waved at me. I will leave you be. I won't catch you, little fish. 8 and 9 and 10. Happy swimming in the sea. One and two and three. Walking on my foot so free. 4 and 5 and 6. A little ant just waved at me. I will leave you be. You go 8 and 9 and 10. Little ants, I love you so. Just waved at me. We will have
have some fun. If the spider wants to come, 8 and 9 and 10, we'll have a great time, everyone. We'll have a great time, everyone. L'abbiamo Lula. Ciao, Pato. Oh, i tuoi fiori sono una vera meraviglia. Hanno un profumo delicatissimo, delizioso. Che c'è, Pato? Oh, certo, hai ragione, Pato. C'è qualcosa che invece ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi sa dire chi ha addosso questo odore tremendo? Lula! Ha un cattivo odore! Temo che abbiate proprio ragione. Oh no! Buongiorno, Ellie! Quello è il tuo nuovo profumo? Oh, certo! Sa di... È terribile! Lula! Oh no, che puzza! Buongiorno, Pocoyo! Ciao! Che cos'hai in mano? Panino! Ah, non c'è davvero nulla di meglio di un saporitissimo... Sì, lo so, Pocoyo. Lula ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può fare perché Lula torni ad avere un buon profumo? Lavala! Falle un bagno! Lavala! È un'idea grandiosa! Coraggio, Lula! Non è così male! Oh, Lula! Oh, no! Lula! Oh, no! Pocoyo ha deciso che è il momento di lavare Lula. Che ne dite di aiutarlo? Presa! Oh no! Ellie, prendila! Attenta! È più difficile di quanto sembri! Certo, è un lavaggio automatico. Geniale. Cosa? Non sembra che funzioni. Oh, fatto!
Beh, devo dire che adesso hai un aspetto molto pulito. Oh, Pocoyo, come potrai fare un bagno a Lula se non riesci nemmeno a metterla in una vasca? Lula, hai un odore impossibile. Qualcuno di voi conosce un modo con cui Pocoyo possa lavare Lula? Giusto! Pocoyo può servirsi della pioggia per pulire Lula. Finalmente Lula è un cane pulito e profumato. Evviva Pocoyo! Evviva la pulizia! Ciao ciao! Alla prossima! Il seme. Ciao Pocoyo! Ciao! Cos'è? Sai una cosa? Io direi che potrebbe essere un seme gigante. Tu sai cosa si fa con un seme, vero Pocoyo? Cosa ne pensate voi? È questo che si fa con un seme? Metterselo in testa? No! Metterlo nella bibita, è giusto? Si pianta nel vaso? Sì, si pianta nel vaso! Esatto! Sono sicuro che fra non molto qualcosa di molto speciale spunterà da quel seme. Ci sta mettendo un sacco di tempo, però. Beh, ci vuole un bel po' di tempo per crescere, sai? Che c'è, Pocoyo? Qualcosa non va? Oh, certo, ti scappa la pipì! Ok, pensiamo noi a tenere d'occhio il tuo seme. Corri! Ronfotto. È un seme gigantesco, vero? Aspetta, che stai facendo? Ti senti meglio ora, vero Pocoyo? Perché vedi, c'è una cosetta che ti devo dire. Si tratta del tuo seme. Ronfotto! Non ti arrabbiare, Pocoyo. Ronfotto voleva solo fare merenda. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ehi, guarda, c'è Lula! Ciao, Lula! Oh no! Pocoyo, svegliati! Svegliati! Oh no! Però se lo chiamiamo tutti insieme, forse riusciamo a svegliarlo. Pronti? Svegliati, Pocoyo! Svegliati! Oh, meno male. Lula voleva solo giocare. Sì, così nessuno potrà mai rubare il tuo seme, Pocoyo.
Ciao, Pato! Pato, lo so che ti sembra un uovo, ma in realtà non... Oh no! Che cos'è? Bene, direi che ora il tuo seme è molto più che al sicuro, Pocoyo. Nessuno potrebbe mai rubartelo così. Oh, un fiore! È bellissimo! Ciao, Ellie! Attenta! Oh, questa non ci voleva! Oh, Pocoyo, Ellie non ha fatto apposta a rovinare il tuo fiore. E adesso è caduta nella tua trappola. Ci sono tantissimi semi! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può spuntare da tutti questi semi? Fiori! Tanti fiori! Esatto! Tanti, tantissimi fiori! Ce n'è per tutti! Urrà! Wow! Evviva Pocoyo! E ovviamente, evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Insert coin. A quanto pare ti stai rilassando bevendo il tè, Ellie. Chi è la tua amica? Ah, Daisy! Piacere di conoscerti, Daisy! Oh, ciao, marziano furioso! Sei venuto a prendere il tè con Ellie e Daisy? Ellie ha proprio ragione, Pocoyo. Il marziano furioso ha appena rapito Daisy. Caspita, Pocoyo! Hai perso! Sì, questa coppa è davvero bella, ma non dimenticare la tua missione. Come farà
riuscirai a saltare dall'altra parte? Pocoyo, guarda! Un aiuto! Molto bene! Hai superato il livello! Guarda, Pocoyo! Una chiave! Magari se tu riuscissi a far addormentare Ronfotto... Pocoyo, questa ninna nanna è orribile. Secondo me dovresti chiedere aiuto. È la tua grande occasione! Stai attento! Questo livello sembra difficile! Restituiscimi Daisy! Pocoyo, ricorda che ti resta ancora un aiuto. Ce l'hai fatta! Ben fatto, ragazzi! Marziano Furioso, la prossima volta che vuoi una cosa, basta che la chiedi gentilmente e ti sarà data! Guardate, sono Pocoyo e Lula. Ciao, Pocoyo. Ciao. Ciao anche a te, Lula. Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Cos'hai trovato? È un cane giocattolo. Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Pocoyo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave!
Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Pocoyo! Ottima idea a girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra. Ah, ma tu guarda! Pure! Non è ingegnoso! Oh! Cagnolino! Credo che Lula voglia giocare, Pocoyo! Forse devi caricarlo. È proprio un bel numero, vero? Oh, guarda! Anche Lula ha deciso di esibirsi per te, Pocoyo. Lula, anche il tuo numero è geniale. Oh, non te la prendere, Lula. Pocoyo, temo che qualcuno sia triste. Voi bambini, sapete indicare a Pocoyo chi è triste? Lula è triste! Povera Lula! Beh, mentre tu eri preso dal tuo nuovo giocattolo, credo che lei si sia sentita esclusa. Lula! Lula? Lula, giocare? Ecco, così va meglio. Wow! Non preoccuparti, Lula. Pocoyo vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo. Sembrano proprio divertirsi. A volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi perché tutti si divertano. Evviva Pocoyo! Evviva Lula! Ciao ciao e arrivederci a presto! Pato subacqueo. Buongiorno Pocoyo! Ciao! Ciao Ellie! Ehi là, Pato! Cos'è questo rumore? Ah, certo! Pato ha puntato la sveglia! Che strano! Fai le valigie! E dove vai, Pato? Stai andando a trovare i tuoi amici Fred e la balena in fondo al mare! Bello! Giusto, bravo. Ti occorreranno quando sarai in mare.
Siete curiosi di sapere che cosa sta per fare Pato, giusto? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove sta andando Pato? Va a trovare la balena e il polipo! Va in fondo al mare! Ciao, Pato! Divertiti! Giocare con gli amici sotto il mare. Cosa c'è di più bello? Che cos'è? Una palla. Fantastico! Coraggio, allora si gioca! È complicato giocare a palla sotto il mare. Oh no! Il mare si sta portando via tutti i tuoi giocattoli dalla valigia. E adesso con che cosa giocherai? Ah, la trombetta! Sì, dovrebbe funzionare. Oh cielo! Ho l'impressione che la trombetta e l'acqua non vadano molto d'accordo. Ah, ecco una cosa da fare! Leggere i fumetti! Oh no, è rovinato! Pato? Oh cielo, non riesci neanche ad arrabbiarti perché l'acqua ti rallenta i movimenti. Temo proprio che Pato non si stia godendo la gita come si aspettava. Niente di meglio di un delizioso pranzetto per tenerti allegro, non è vero, Pato? È sicuramente un piatto interessante. Spaghetti di alghe, vero? Pato vorrebbe sapere se ne volete assaggiare un po'. Non li vogliamo! Li mangi tu! Io? Oh no, 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 no. Ho pranzato prima. Temo che ti tocchi mangiarli, Pato. Bravissimo, Pato! Oh no, non vorrai andartene, Pato. E perché non hai nessun giocattolo che funzioni? E non ti piace il cibo, vero? Secondo me hai nostalgia di casa. Ehi, guarda! La balena ti fa fare un giro prima che tu te ne vada. Così potrai vedere quanto può essere emozionante stare in fondo al mare. Wow! Ehi! Ma è come stare in un immenso parco giochi! Sì, c'è un'altra cosa che la balena vorrebbe farti vedere prima che tu vada via. Una bolla. Ma guarda, puoi giocare a palla lì dentro, proprio come a casa. E queste sono spugne! Una pedana elastica fatta di spugne! Che spasso! Guardate, Pato ha l'aria di divertirsi davvero un mondo! Che ne dite voi? Alla fine a Pato piace stare in fondo al mare? Sì! Si diverte! Gli piace! Questa cos'è?
una conchiglia gigante. Cosa c'è dentro? Sono Pocoyo e Ellie! Evviva, è bello scoprire nuovi mondi! Evviva gli amici acquatici! Ciao ciao, alla prossima! Turisti dallo spazio. Ciao Pocoyo! Ciao! È un bel giorno oggi, vero? Pocoyo, il piccolo alieno vuole farti una foto. Bellissimi fiori, Pato! Ehi, il tuo giardino ha degli ammiratori! Danza classica, Ellie? Sì, sciogliere i muscoli è importante. A quanto pare hai dei nuovi fan. Quanti alieni abbiamo visto oggi, vero Pocoyo? Vogliono farsi una foto con il sandwich. Il momento per gli alieni di tornare al loro pianeta.
Dice che vi ringrazia di tutto. Avete passato una bella giornata? Sono proprio felice. Ellie dice che siete sempre i benvenuti. Magari non proprio tutti insieme la prossima volta. Giusto! Vuoi dar loro uno spuntino per il viaggio di ritorno? Carino da parte tua, Pocoyo! Ciao ciao a tutti! Doppio gioco! Ciao, Pocoyo! Ciao! Fammi indovinare, stai per giocare a palla? Pato, gioca! No! Dai, Pato, è divertente! Pare proprio che Pato non abbia affatto voglia di giocare a palla. Beh, allora cosa vuoi fare, Pato? Ah, certo, l'altalena! Beh, intanto potresti giocare a palla con Pocoyo e dopo aver giocato andare sull'altalena. Oh, vuoi giocare solo sull'altalena? Oh, ciao, Ellie! Giochi? Sembra che Pocoyo abbia finalmente trovato qualcuno con cui giocare a palla. Beh, adesso non fare quella faccia lì, Pato. Non puoi più giocare con loro. È inutile. Non va, eh? Hai deciso di sederti e tenere il muso. Non è molto divertente fare l'altalena da soli, eh? Potete dire a Pato quante persone ci vogliono per divertirsi sull'altalena? Due! Ci vogliono due persone! Già, proprio così. Il problema dell'altalena è che ci vuole un amico con cui giocare e divertirsi davvero. Come dici, Pato? Dici che un compagno tu ce l'hai. Il compagno ideale! Ma quella lì è una macchina! Certo! Con quel bottone la metti in funzione! Mamma mia, Pato! Quella macchina ha creato un altro Pato uguale a te! Ah, adesso sì che ti puoi divertire davvero con il tuo compagno ideale, Pato! Un papero esattamente uguale a te! Oh no! Adesso vogliono giocare tutti e due con lo stesso giocattolo. Ancora un altro Pato. E voi due a cosa giocherete? Ecco! Ora funziona! Hai ragione. Questi Pato, dopo tutto, non sono proprio dei gran compagni di giochi. Proviamo con un altro, forse viene meglio. Aha! Annaffiare i fiori, l'occupazione preferita. Ehi, questo Pato adora annaffiare i fiori tanto quanto te. Era una barzelletta! Che ridere! Oh, temo che quel Pato l'abbia già sentita, la tua barzelletta, Pato. E adesso pure questo Pato che vuol guardare l'altro tuo programma preferito. Ancora un altro Pato!
no! La copia di Pato ha fatto la copia di se stesso! Pato, sei sicuro che quella macchina ti aiuti a ottenere ciò che desideri realmente? Secondo te, tutti gli altri Pato sono molto egoisti? Dici che vogliono giocare solo a modo loro? Oh no! Oh! Forse questa macchina non è proprio la soluzione migliore, sai? Pocoyo, Ellie, Pato ha un piccolo problema. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove guardare per capire il problema? Dietro di voi! Sono dietro di voi! Pato è dappertutto! La situazione è sfuggita al controllo! E ora che facciamo? Pensa. Hai un'idea? Veloci! Vi prego, fate presto! Svelti, sì! Fermate la macchina! Presto! Oh no! Secondo voi Pocoyo dovrebbe premere quel bottone per spegnere la macchina? Sì! Schiaccia il bottone! Fai presto! Wow, che sollievo! Giochiamo! Fantastico! Evviva gli amici! Evviva le caratteristiche che ci distinguono dagli altri! Ma che succede? Oh, non ci credo! Ciao, alla prossima! Parole magiche. Ciao Pocoyo. Ciao. Potresti dirmi a che cosa stai giocando, Pocoyo? Mattoncini! Mattoncini? No. Io credo che Pocoyo stia giocando con... Ma... Aspettate! Forse sono davvero mattoncini! Bene! Anche con i mattoncini ci si diverte! Guardate tutti! Pocoyo ha costruito un bellissimo e altissimo... orologio! Oh, ma è proprio strano, questo orologio! Ora sì che ragioniamo! Un sonnellino all'ombra di un magnifico e frondoso... frigorifero! Oh, cosa vedono i miei occhi, Pocoyo? Ci vorrebbe davvero una bella merenda! Vorresti preparare un sandwich? Ottima idea! Per prima cosa prendi una fetta di... Dopo metti una fetta di... deve essere così buono questo... Beh,
Se non puoi mangiare il sandwich, almeno puoi suonare il banjo. Finalmente! Non esiste cosa più divertente del... Traffico elastico! D'accordo con te, Pocoyo. Poniamo fine a tutta questa confusione. Adesso ho capito tutto. Nina sta giocando alle parole magiche. Oh, molto bene, Pocoyo. Una festa! Forse manca qualcosa? C'è Lula. Ciao, Lula. Ma cosa ha visto? È tutta eccitata. Guarda, una bolla. Ecco cosa aspettava Lula. Attenta, così scoppia. Le bolle scoppiano molto facilmente, Lula. È sopra di te, Lula. Svelta. Beh, dove ci sono delle bolle, ci deve essere qualcuno che le fa. Qualcuno sa chi sta facendo quelle bolle? Pocoyo! Sì, è proprio Pocoyo! E anche Ellie! Ciao, Pocoyo! Ciao, Ellie! Ciao! Allora eri tu che stavi facendo le bolle? Bolle! Ci fai vedere come si fa? Allora, metti la paletta nel sapone liquido e poi soffi per farne delle bolle. Bello! Bolle! Anche Ellie vuole provare a fare le bolle. Non
sono favolose le bolle? Brava, Ellie! Bolla! Guarda quella! Ehi, buoni voi due! Ma insomma, ci stavamo così divertendo. Povera Lula, vorrebbe ancora giocare con le bolle. Fai ancora qualche bolla per Lula, Pocoyo? Niente bolle. E tu, Ellie? Fai una bolla per Lula? Lula vorrebbe tanto le bolle. Peccato che non ce ne siano più, vero? È inutile. Pocoyo non può più fare bolle a Lula. E neppure a Ellie. Vediamo. Pocoyo non può fare le bolle senza sapone liquido. E Ellie non può fare bolle senza la paletta. Potete aiutare Pocoyo e Ellie a trovare un modo per fare altre bolle? Giocateci insieme! Giocare insieme? Bella idea! Così va meglio. Bolle! Bravi Pocoyo e Ellie. Giocate insieme e fate insieme le bolle per Lula. Ah, con gli amici ci si diverte di più quando si gioca insieme. Chiedete a Lula. Evviva Pocoyo! Evviva Ellie! E anche Lula! Ciao ciao, alla prossima! Guardate, ecco Pato e Pocoyo. Ciao Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Con cosa giocano? Qualcuno di voi lo sa? Una palla! Sì, una palla! Ed è anche molto bella! Così rossa ed elastica! È nuova? Direi che anche a Ronfottino piace la palla! Ciao, Ronfottino! Ah, non c'è niente di più bello di una palla nuova, vero? Thank you.
Pocoyo? Pato? Credo che Runfottino voglia giocare con voi. Povero Runfottino. Pocoyo e Pato pensano che sia troppo piccolo per giocare con la loro palla. Runfotto! Ohimè! Cosa intendi fare ora, Pocoyo? Dove si sarà cacciato? Qualcuno sa dire a Pato e Pocoyo dov'è Runfottino? È sull'albero! Oh no, è volato via! Ora come farete a riavere la vostra palla? Bella trovata, Pocoyo! Il Vamoose! Per ridare la felicità a Runfottino. Farlo giocare! Visto? Esistono cose più belle che avere una palla nuova. Ad esempio, far felice un amico. Bene, direi che tutti e tre si stanno divertendo un mondo. Evviva Pocoyo! Ciao, alla prossima! I frutti di bosco. Ciao ragazzi! Che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? Ah!
A quanto pare avete trovato la merenda perfetta. E come si fa? Yes, boys. Ho capito. Ci servono dei frutti di bosco. Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Yes, boys. E sacco so si so io. Ah, sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso. Va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. Di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando. Siete pronti per cucinare?
fortuna avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda. Ciao, Pocoyo. Cosa stai facendo? Oh, certo. Aspettiamo. Oh, hai disegnato un biglietto. È anche molto bello. Qualcuno sa cosa rappresenta il disegno? Una balena! È un biglietto per la balena. Un attimo, oggi è forse il suo compleanno? E darà una festa di compleanno? Ellie, hai preso un regalo per il compleanno della balena? Un palloncino. Ma come lo impacchetti? Bravissimo, Pocoyo. Chissà se la balena saprà indovinare di cosa si tratta. Pato! Vediamo cosa le ha preso Pato. Che meraviglia di torta, Pato! Bene, la balena apprezzerà molto i suoi regali. Dalla balena! Oh cielo, sembrava il rumore di un palloncino che scoppia. Accidenti. Beh, almeno abbiamo ancora il biglietto e la torta. Pato, credo che tu abbia perso qualcosa, la tua torta. Qualcosa mi dice che l'hai ingoiata quel pesce. Se non altro, avete ancora il bellissimo biglietto di Pocoyo? Sì, ecco la balena! Buon compleanno, balena! Abbiamo fatto un bel viaggio, balena! Tutti ti hanno preso dei bellissimi regali. Ellie voleva regalarti un meraviglioso palloncino. Ma sfortunatamente si è rotto per strada. Pato invece aveva preparato una bellissima torta. Ma disgraziatamente un pesciolino se l'è mangiata. Per fortuna è rimasto un regalo. Pocoyo ti ha disegnato un magnifico biglietto d'auguri. Oh no! L'acqua ha rovinato il bellissimo biglietto di Pocoyo.
Accidenti, niente palloncino, né torta, né biglietto. Felice anche se non ha ricevuto né il biglietto, né la torta e neppure il palloncino. Qualcuno sa spiegare a Pocoyo, Pato, Ellie cosa, o meglio chi, hanno portato alla festa della balena? Hanno portato se stessi! Sì! Pocoyo, Pato e Ellie sono qui! Evviva! Il più bel regalo di tutti, gli amici! Evviva Pocoyo! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao!